nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà, di bontà. La Fondazione Ermanno Casoli si occupa dalla sua nascita di creare possibilità di relazione e di confronto tra l'arte e l'azienda. Sono due realtà che negli ultimi anni si sono confrontate sempre meno, dimenticando in fondo che gli artisti forse sono stati quelli che storicamente hanno inventato il design industriale e che hanno davvero dato impulso ad una nuova possibilità per l'industria del design di produrre oggetti di uso quotidiano che avessero una forma accettabile. In realtà questo vorrei che fosse anche un po' casa, che fosse un po' mondo, quindi c'è il tetto, deve essere una specie di orchidea, insomma, un po' più... sembra più un cuore, un po' ciccionita. Proprio su questa idea che l'artista è sempre costruttore di un mondo che può funzionare meglio, la Fondazione Ermanno Casoli ha cercato di ricostruire questa possibilità di comunicazione e di dialogo tra due realtà apparentemente distanti. Però questo qua deve essere leggermente incurvato. Perché Elica ha deciso di intraprendere questo progetto nuovo di innovazione che si chiama Organi Industria del Purificante? Perché più che altro abbiamo deciso di lavorare sull'innovazione di prodotto con un artista. Caso vi ha detto, visto che faccio molta fatica, ho fatto da sola, e ci sarà anche una piccola, un corso di formazione su due punti a maglia per tutto lo staff dei prototipisti. Roberto che fa la maglia? Ecco! Tutta la riga! Per fare della buona innovazione è fondamentale riuscire a vedere gli stessi problemi con punti di vista il più diversi possibili. Le aziende che fanno innovazione con successo hanno proprio questa capacità di guardare alla realtà, guardare al proprio lavoro a livello di disegno, sviluppo e produzione di prodotti con occhi, diciamo, sempre nuovi. Per cui perché è una scelta quasi naturale lavorare con un artista? Cosa c'è di più nel mondo dell'arte per avere un punto di vista sulle cose assolutamente fuori dal comune? Questa ricchezza proprio di modi di vedere la realtà sotto angolazioni diverse che un artista porta, che è credo l'essenza anche del lavoro di ciascun artista, è proprio quella che permette in qualche modo di intraprendere strade che non si sono mai, diciamo, provate a percorrere prima. È molto, come si dice, riavvivato, via, come la primavera. I primi giorni eravamo un po' titubanti perché tutti questi fil di ferri, poi Roberto ha saldato uno per uno, tutto questo movimento, diciamo, di filo, non si era capito bene quello che era. Un aspiratore con tutti i spaghi fuori. Una cosa molto estrosa, molto diversa da quello che noi facciamo, è un qualcosa di nuovo. Io quando devo prendermi cura di qualcosa, cosa faccio? Lo porto dentro al mio mondo, dentro la mia casa, dentro me stessa e me ne prendo cura da dentro. Quindi se dovessi prendermi cura dell'ambiente, cosa dovrei fare? Forse dovrei portare l'ambiente dentro a casa mia, dentro di me. Ma come faccio? L'ambiente non si riesce a prendere, non ha una maniglia, non mi sta nella borsa, è difficile da afferrare. Allora devo attribuirgli all'ambiente un messaggio o creare una storia che racconta che l'ambiente non ha una forma propria e quindi è fatto di altre forme, è pieno l'ambiente. Quindi a seconda del messaggio che l'ambiente vuole dare, le forme si muovono e compongono una storia, crescono e diventano dei personaggi, delle identità. Queste identità io le ho chiamate gli aspiranti aspiratori. Essere un purificatore vuol dire portare un cambiamento, trasformarsi. E quindi le caratteristiche degli aspiranti aspiratori devono essere valutate e scelte per comprendere quali delle loro caratteristiche sia quella più pratica, funzionale, poetica e sincera anche con il messaggio che vuole portare.
tra i preselezionati ho dato vita prima di tutto al riflettente, un piccolo segmento che si ramifica come una radice, si ramifica fino a che l'apertura, il disorientamento, infatti di allontanarsi così tanto dal punto di partenza, quel piccolo asso centrale, lo porta a ingarbugliarsi, si ingarbuglia, si intreccia fino a diventare un nodo. E questo nodo vuole aprirsi, cioè perché si sente che si è chiuso, sente che ha chiuso qualcosa e quindi spinge per aprirsi, per tirarsi fuori, per mostrarsi. Quindi se riflettente è un aspirante aspiratore e parla di qualcosa che vuole aprire dentro di sé, vuol far vedere una coscienza verso cosa? Verso la purificazione, e quindi avrà uno specchio. Capillare era giusto un punto, sta dentro, è chiuso dentro e non prende in considerazione l'ipotesi che ci sia un fuori, perché lui è dentro. Poi probabilmente il messaggio, l'aria si muove e quindi butta fuori una piccola parte di sé, poi sempre di più questi piccoli filamenti, queste estensioni, no? Che noi facciamo riferimento al capillare, no? Quindi alle ramificazioni anche cutanee, pellifere. Quindi a un certo punto butta fuori fino a che si scopre sempre di più che c'è un esterno e la curiosità emana così fortemente che esplode fuori, come un getto, no? Un'esplosione. Questa esplosione capillare si trova fuori. Quando si trova fuori cosa fa? Si rende conto che tutto il suo corpo è pieno di materia e quando era dentro non se ne rendeva conto di quanto fosse pieno. E poi l'ultimo, che io considero anche un disponibile, proprio perché con la sua condizione di poter andare da tutti verso tutti, il continentale, che è quello mobile, quello che si sposta, che va verso nuovi ambienti, nuove direzioni, può essere spostato, quindi non ha una dimensione fissa e può essere anche quello più sensibile alle contaminazioni, a potersi di ibridazione, di mettere insieme più famiglie, più caratteristiche, più identità.